siamo tornate in campo dopo un anno e dopo tre partite che abbiamo saltato per motivi vari. Avevamo pensato magari una partita un po' più semplice, però giustamente dopo tanta assenza sul campo gli errori un po' più banali magari li facciamo comunque. Quindi tutto sommato abbiamo portato a casa il risultato, quindi siamo contente. Sì, il primo set che abbiamo perso è stato un po' un buco nero, abbiamo dovuto ingranare un pochino, però abbiamo sistemato ricezione, un po' di più la battuta e tutto è di conseguenza venuto meglio. Diciamo che è stata molto tirata in tutti i set, dovevamo sbagliare un attimino meno, però tra le assenze che abbiamo avuto durante la settimana e i vari problemi abbiamo fatto comunque bene. Dobbiamo cercare comunque di sistemare tutte queste lacune e speriamo sabato di giocare meglio. Sì, è molto selettivo, il problema è che è anche molto corto, quindi non possiamo permetterci errori stupidi, errori banali. Dobbiamo dare il massimo ogni partita senza lasciare errori alle spalle. Allora, mi hanno parlato tutti molto bene di Volano all'inizio e poi mi hanno parlato molto bene dell'allenatore, mi avevano fatto dei nomi di ragazze che avrebbero fatto parte della squadra, quindi diciamo che mi ha incentivato molto questo e poi volevo cambiare un po' regione e scoprire il Trentino. No, non è presto, è che a inizio anno ne ho parlato perché non sono scaramantica, ma lo sono diventata in questi 2 mesi, quindi preferisco non dirlo. Beh, sicuramente c'è da ritrovare il ritmo gara perché ci manca davvero tanto, anche appunto per mancanze che abbiamo in allenamento. Dobbiamo lavorare, vista la partita di oggi, sicuramente sulla ricezione e sulla battuta, perché sono comunque due fondamentali tanto importanti che permettono anche di esprimere un gioco completamente diverso e più difficile. Quindi su questi due dovremmo lavorare ancora un po'. Ho fatto un po' di anni da opposto, però era 2 anni che facevo la banda e mi piace, quindi mi diverto e non ho assolutamente problemi, quindi va benissimo. Okay.